L'ospedale unico a Fondotoce, colpo di scena nella vicenda della sanità provinciale. Il sindaco Silvia Marchionini, nell'incertezza sul progetto dell'ospedale unico a Dornavasso, gioca le sue carte e propone una nuova area a Fondotoce, lungo via 42 Martiri, nei pressi del distributore di benzina, al confine con Gravellona Toce e l'area dei centri commerciali. Si tratta di una superficie già ad uso pubblico, a pochi metri dall'ingresso della superstrada e facilmente raggiungibile. A Domodossola la polizia municipale ha denunciato un 50enne per tentato incendio. È successo lunedì scorso in piazza Chiossi, nel centro storico. L'uomo ha appiccato l'incendio ad una catasta di cartoni posizionati in strada per essere raccolti dagli operatori di Conservico. Sono state le immagini dell'impianto di videosorveglianza del comune e delle telecamere di una casa vicina ad incastrare l'uomo. La polizia postale anche nel VCO. È la richiesta del sindaco Silvia Marchionini, con una lettera indirizzata al ministro dell'interno Matteo Salvini e al prefetto del VCO Iginio Lita e per conoscenza ai parlamentari del territorio. Marchionini ha spiegato la necessità di avere una sezione di polizia postale e delle comunicazioni anche sul territorio del Verbano Cuseossola, unica provincia senza questa importante sezione. Le minoranze consigliari di Gravellona hanno presentato un'interrogazione urgente all'amministrazione comunale sulle criticità dei servizi di igiene ambientale. La situazione è grave, dicono. L'elenco dei disservizi è lunghissimo e penalizza la comunità. In particolare critica la situazione legata al verde. Ci sono erbacce e piante infestanti nella zona industriale, a Pedemonte, nella zona del circolo, addirittura in prossimità del municipio, in Corso Sempione e al cimitero. Un successo nel fine settimana Antrona con le stelle, la due giorni benefica promossa per l'acquisto di uno strumento per la diagnosi precoce del tumore alla prostata da destinare all'urologia dell'ospedale San Biagio di Domodossola. Gli organizzatori si dicono soddisfatti. Momento clou, la cena di gala con diversi ospiti VIP. Il direttore dell'urologia della nostra azienda sanitaria, dottor Centrella, ha preannunciato da settembre l'attivazione di un gruppo di lavoro dedicato al trattamento dell'incontinenza urinaria femminile. Thank you.